Carissimi telespettatori, bentornati al nostro appuntamento con Via Roma 39, quindi il nostro appuntamento con il sindaco di Mantova, Nicola Sodano, a cui ovviamente, come al solito, diamo il bentornato. Un saluto a lei e a tutti i telespettatori. Allora, signor sindaco, cari telespettatori, avevamo annunciato che appunto questa puntata sarebbe stata dedicata al Centro Internazionale d'Arte e Cultura di Palazzo Te. Nei giorni scorsi abbiamo visto, c'è stato il CDA con l'approvazione del bilancio, un bilancio che evidenzia insomma una situazione di difficoltà. Sono tante le mail arrivate, signor sindaco. Bene, su questo argomento, soprattutto negli ultimissimi giorni, proprio dopo l'approvazione del bilancio e dopo anche l'intervista che lei ha rilasciato a noi e anche ai giornali. Allora, un bilancio che insomma fa capire che c'è un'eredità pesante sul fronte appunto del Centro Internazionale di Palazzo Te, circa 240.000 euro di disavanzo e un bilancio di previsione un po' ristretto sui 400.000 euro. Ecco, anche i nostri telespettatori ci evidenziano che con queste cifre è difficile concretizzare qualcosa. Lei però ci è sembrato fiducioso anche nell'intervista che le abbiamo fatto. Molto. Come mai? Da dove arriva questa fiducia? Ma guardi, spieghiamo innanzitutto che noi ereditiamo quello che ereditiamo, no? Il nostro compito è voltare pagina, ecco, quindi per quel che riguarda la gestione in corso vi è una presidenza, che è la presidenza del dottor Voceri, che ha gestito il Palazzo Te per tutti questi anni, è arrivato, diciamo così, alla fine, all'epilogo di questa esperienza. Io ho mantenuto in vita, come lei ben sa, tutti i consigli di amministrazione che ho ereditato dalla precedente amministrazione e quindi ho aspettato per ognuno di queste società partecipate, quindi anche per il Centro Internazionale di Palazzo Te, che si concludesse in maniera naturale la propria esperienza. Il CDA doveva svolgersi in novembre. Io ho prorogato la data fino a gennaio perché è giusto che sia il CDA in carica che chiuda l'esperienza del bilancio. Adesso a febbraio vi sarà l'assemblea del Centro Internazionale di Palazzo Te, in quell'occasione verrà formalizzato ed entrerà in carica il nuovo CDA e i numeri del bilancio che lei cita sono numeri che si inseriscono in una dinamica particolare nazionale che vuole che attualmente vi sia l'obbligo da parte dei comuni in virtù di disposizioni nazionali, obbligo per il quale ogni comune ha dovuto ridurre nel bilancio del 2011 dell'80% l'impegno economico rispetto al consolidato del 2009, quindi lei capisce bene che abbiamo a che fare con una riduzione dell'80%. Ciò nonostante i numeri che lei oggi vede, che sono quelli che sono stati approvati nel CDA venerdì della settimana scorsa, sono i numeri che fanno riferimento ai contributi dei soci. Per quel che riguarda il Comune di Mantova vi è questo contributo molto modesto dovuto a questo disposto, disposto legislativo che io le accennavo, ma non si preoccupi né lei né i cittadini mantovani, cittadini più che altro, che perché senza alcun dubbio già come Comune troveremo altre risorse. Prima di venire qua ho già parlato con l'assessore al bilancio, abbiamo già trovato ulteriori 300.000 euro da poter formalizzare ed erogare a favore del Centro Internazionale di Palazzo Te e comunque stiamo attenti. Quindi già andremo sui 700.000 euro, un bilancio di questo genere, quindi con 350.000 euro da parte del Comune. Esatto, questo per il momento, ma sono veramente ottimista perché troveremo senza alcun dubbio le risorse da dedicare al Palazzo Te, sia in maniera diretta e sia facendo convogliare sul Palazzo Te
diciamo così, l'impegno delle fondazioni mantovane e degli sponsor. Fondazioni mantovane, quindi innanzitutto fondazioni bancarie? Sì, ma guardi, io ho sempre, e da quando mi sono insediato, che parlo del coinvolgimento dei privati, e quindi confermo che soprattutto con Palazzo Te vi sarà il coinvolgimento dei privati grazie ad una conformazione particolare che sto pensando per il nuovo CDA. Del tipo? Ma le dico che avremo un consiglio d'amministrazione che non dovrà occuparsi solo ed esclusivamente di come spendere i soldi che arrivano magari dal comune, ma avremo un consiglio d'amministrazione che si interesserà soprattutto di come reperirli questi fondi. Ecco, io la fermo un attimo per dare spazio ai nostri telespettatori, perché abbiamo già toccato un paio di tematiche che poi sono riprese proprio dalle loro email. Allora, abbiamo Barbara, sono tutte mail che arrivano tra l'altro dalla città, quindi non abbiamo nessuno proprio nemmeno dall'Interland, si vede che proprio i mantovani, i cittadini ci tengono tantissimo al centro. Bene, internazionale. Barbara è molto arrabbiata, dice che sinceramente, signor Sindaco, non è tollerabile che lei ci venga a dire, come ha fatto nell'intervista a Telemantova, che sta aspettando di insediare i nuovi vertici per decidere qualcosa. E in questi 10 mesi cosa ha fatto? No, noi in questi 10 mesi abbiamo fatto tantissimo. Allora, punto numero uno, abbiamo insediato individuato e insediato il presidente del comitato scientifico di Palazzo Te, il dottor Elkann, con il quale, quindi una presidenza a mio modesto parere di grande profilo. Con il dottor Elkann si è lavorato molto nel comitato scientifico per una serie di iniziative che saranno messe in campo. Si è implementato il comitato scientifico del Centro Internazionale di Palazzo Te con nomi fantastici per quel che riguarda la città di Mantova, però qui lascerò il dottor Elkann, quando sarà a Mantova nella prossima convocazione del comitato scientifico, a dare l'annuncio alla città di questi nomi. Abbiamo modificato lo statuto di Palazzo Te, rendendolo, diciamo così, più funzionale e congeniale rispetto alle aspettative della città e alle aspettative del sindaco Sodano nei confronti della città. Le dico che il nuovo CDA non si è potuto insediare ancora perché stiamo aspettando, e arriverà in questi giorni, l'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per l'approvazione dello statuto, approvazione che quindi ci permetterà nell'assemblea del febbraio di poter dare corso a questo nuovo CDA. Anche se in maniera... Ecco, siccome la fermo un attimo, lei ha citato le iniziative, esatto, un po' annunciate da Elkann, certo. Qui ci si chiedono dei telespettatori se queste iniziative, qualcuna di queste iniziative poi avrà un riscontro, certo, concreto, perché certo. Si è parlato della mostra giudaica, la mostra tolemaica, sì. Però poi tutto silenzio, sì, tutto facciamo, tace. Tutto tace perché si deve insediare il nuovo CDA. Ecco, purtroppo noi come amministrazione stiamo ponendo le basi per una svolta. Allora, le dico questo, innanzitutto stiamo lavorando e stiamo dedicando molte energie già adesso, già da quando ci siamo insediati, per la mostra del 2013, che è quella di Giulio Romano, che non è una cosa che si realizza da sola, è un'iniziativa importantissima che noi abbiamo implementato e arricchito molto grazie al curatore il dottor Agosti, e sulla quale stiamo lavorando. Stiamo lavorando su un evento che è l'evento che riguarda le celebrazioni di Virgilio in occasione dell'ipotetico arrivo del Presidente della Repubblica Napolitano. Ecco, quindi la mostra, anche il centro signor Sindaco, perché lo chiedono la mostra alcuni telespettatori. Ci sarà comunque, anche certo, se Napolitano sì, non dovesse arrivare? Sì. Il treno è già partito. Quindi mostra su Virgilio quest'anno Vi è una mostra su Virgilio che vi sarà quest'anno. In ottobre, quindi. Ottobre, il 15 di ottobre sarebbe la data ideale, compleanno. Perché è il compleanno di Virgilio. Su questa iniziativa c'è una collaborazione fra il Centro Internazionale di Palazzo Te,
le varie presenze del territorio e la Regione Lombardia. Proprio 2 settimane fa abbiamo tenuto, vi è stato un vertice in Regione Lombardia con l'assessorato alla cultura che è stato coinvolto per questo progetto. E poi vi sono tante altre iniziative che riguardano Palazzo Te, perché qui oggi si pone un problema. Posso porlo questo problema? Assolutamente. Ecco, allora oggi vi è una eccessiva differenziazione fra l'entità Centro Internazionale di Palazzo Te, l'entità Museo di Palazzo Te, l'entità Cultura, l'assessorato alla cultura del Comune di Mantova. Ecco, allora, di cui lei noi, la delega. Di cui io la delega. Vi sarà, come dire, vi deve essere una maggiore sinergia fra queste tre realtà, perché chi viene al Palazzo Te, il visitatore viene perché Mantova fa qualche cosa al Palazzo Te, non è in grado di differenziare se è la struttura museale o se è il centro o se è il comune, come lei ben sa. Allora, sempre in questa fase, che è una fase che serve per costruire le basi, no? Per poi ingranare la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, sono previste allora delle opere che riguardano una nuova illuminazione del Palazzo Te, illuminazione che oggi è carente. È previsto sempre dal punto di vista strutturale l'ipotesi di una caffetteria e libreria, no? Quindi sulla falsariga delle caffetterie e delle librerie che noi già troviamo per esempio nei grossi musei internazionali a Parigi, Vienna e cose di questo genere. Vi è un progetto strutturale e culturale. Ma questa caffetteria quando è che la potranno vedere? I lavori sono in corso, per lavori in corso si intendono i contratti, i bandi che sono in corso di elaborazione, quindi ci sarà una svolta strutturale anche su Palazzo Te. Vi sono interventi anche strutturali nell'ambito del progetto delle Regge dei Gonzaga, che è un progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo. Questo per la struttura, oltre ad altri interventi strutturali però che hanno una grande valenza culturale. Per esempio, noi vorremmo valorizzare con una, siccome dobbiamo fare di necessità virtù, e cioè siamo comunque in periodi dove non vi sono a disposizione i milioni e milioni di euro che vi sono stati in passato, abbiamo intenzione per esempio di organizzare delle sezioni di mostra permanente lì a Palazzo Te, con la supervisione, perché no, anche del Centro Internazionale, in riferimento per esempio alla valorizzazione dei Tinelli di Palazzo Te, con un'esposizione permanente per esempio del patrimonio di quadri e di sculture e di busti che attualmente non sono messi in patrimonio, quindi del comune. Del comune, okay. Ecco. Però io devo dire una cosa, io non ho trovato complessivamente in questo trinomio assessorato alla cultura, museo e centro internazionale di Palazzo Te, non ho trovato una situazione, diciamo così, che io mi sentivo di confermare in continuità tale quale, per cui bastava sostituire il presidente. Io sto ponendo in atto tutti questi momenti di trasformazione e si partirà a sprombattuto con l'assemblea del 24 di febbraio, perché quella sarà l'occasione della entrata in funzione del nuovo CDA. Nuovo CDA che io conto di comunicare alla città entro questa settimana, questo glielo dico, è una... Perfetto, l'aspettiamo perché insomma anche noi giornalisti soprattutto siamo sempre lì. Ecco, cos'è che non andava in queste tre strutture, signor Sindaco? No, io dico che, come dire, bisogna sempre andare avanti, bisogna sempre migliorare, no? Ci sono delle cose secondo le quali è importante continuarle in assoluta continuità, ci sono delle cose invece che bisogna, ecco, che cosa non andava? Ma innanzitutto bisogna pensare a un centro internazionale di Palazzo Te che sia una struttura leggera, una struttura agile, una struttura che non costi molto. Oggi vi sono eredito una struttura con 5 dipendenti fissi, insomma dei costi di gestione solo per il fatto di esserci. Sì, tra l'altro insomma, abbiamo pensato che 400.000 euro bilancio con 5 dipendenti, sì, anche la gestione, come dire, così va insomma, tutto lì. Vi è una struttura che era legata a come andavano le cose un tempo, no? Ecco, oggi
ci sono meno soldi di ieri, questo ce lo dobbiamo dire, però i telespettatori devono sapere che noi abbiamo la consapevolezza che oggi ci sono comunque più soldi di domani, perché è questo il trend. Questo, no, ma non è questione di... bisogna cambiare mentalità, no? Noi pensiamo sempre che i soldi debbano arrivare da livelli superiori, quindi arrivano dalle tasche dei cittadini. Bisogna pensare, come avviene già in Europa, a modelli di attività culturale. Non dico che si autofinanziano, ma modelli di attività culturale che si finanziano grazie all'intervento dei privati. È questa la scommessa. Se la vinciamo, la vince Mantova, se no non ce n'è per nessuno. Ecco, signor Sindaco, uno dei grandi problemi di Mantova dal punto di vista delle opere è sempre stato quello che Mantova non ha opere da prestare. Purtroppo noi abbiamo degli splendidi contenitori, ma vista quella che è stata la nostra storia, non abbiamo opere da dare agli altri musei. Beh, questo insomma, è sempre stato un problema. Però, ad esempio, in passato, torniamo indietro, quasi all'inizio proprio dell'attività del centro, si era anche cercato di supplire a questo problema coinvolgendo ad esempio nel comitato scientifico quelli diciamo che erano i mostri sacri dei musei più importanti in Europa. Penso a Rosenberg, il conservatore del museo del Louvre, che è stato per questo coinvolgimento ci sarà, però facciamolo annunciare al dottore al comitato scientifico. Ecco, ci sarà qualche azione di questo genere? Verranno coinvolti ancora i musei? Adesso aspettiamo pure il CAN, però siccome il CAN dobbiamo dire che l'abbiamo visto poche volte città da giugno quando è stato insediato. Non è così, perché le frequentazioni mie con il CAN e del CAN Comato sono frequenti e io ho dovuto tirare il freno a mano al CAN, perché, le ripeto, si deve insediare il nuovo CDA. C'è questa discresia fra la nomina di Elcano avvenuta in un periodo, che è il luglio, e il nuovo CDA che avviene adesso. Comunque, quindi avremo Elcano è stato nominato perché chi c'era prima, che è il professor Settis, è letteralmente scappato via quando ha visto che io sono stato eletto sindaco di Mantova. Quindi io non ho mandato via nessuno e quindi mi sono trovato quelli che sono stati i risultati delle mostre di Settis, insomma, io non, sinceramente. Mio malgrado, ho torto collo, ho colto l'occasione di queste dimissioni. Adesso non c'è tempo per enunciare le dico i numeri, però le dico questo, che tantissimi soldi spesi a fronte di incassi veramente molto molto esigui. Guardi, le dico questo, che ciò che noi dobbiamo fare con l'assessorato alla cultura, con le cose nostre mantovane, come dire, le facciamo con la gente di Mantova. Ecco, nel centro internazionale di Palazzo Te io mi smentisca se non sarà così, sia per ciò che concerne il CDA, sia per ciò che concerne il comitato scientifico. Vi saranno presenze, diciamo così, extramantovane, nazionali e internazionali. Le dico che con Elcan abbiamo già intrapreso contatti importantissimi con i più importanti musei del mondo, ecco, i quali sono onorati di avere collaborazione con il Palazzo Te e con Mantova. Quindi saranno rappresentati all'interno delle due strutture, diciamo CDA o Comitato Scientifico. Certamente. Ecco, abbiamo Luigi che ci dice, architetto Sodano, appunto lei continua a dire faremo, ma non sentiamo alcune idee concrete, se non appunto quelle lanciate da Elcan, ci ha spiegato qual è il problema e ci dice il sindaco Burchellaro iniziò a parlare del progetto della mostra sui tesori dei Gonzaga, che poi si è chiamata Celeste Galleria, sin dal 1997, poi la mostra si è tenuta nel 2002, credo che non siano i soldi qui a mancare, forse mancano le idee, allora vogliamo smentire. State già pensando a qualche altro grande evento rispetto allora. Perché Giulio Romano è un'eredità anche questa, diciamo, del passato. Ecco, quindi... Allora, non c'è peggior cosa per una città di avere un sindaco che quando si insedia cancella tutto ciò che ha messo in campo il suo predecessore. Su Palazzo Te noi abbiamo una grande intuizione, che è la mostra di Giulio Romano.
no? Che è un'idea che è nata sotto l'amministrazione Brioni. Ora io non voglio diventare famoso perché faccio i dispetti alla Brioni, non so se sono chiaro. Questo è un grande evento per la città di Mantova, era un evento che doveva tenersi nel 2012, purtroppo quando mi sono insediato abbiamo visto con i curatori che era solo stato praticamente lanciato questo tema, ma non era il progetto in fase avanzata tale per poterlo realizzare nel 2012, io non faccio come alcuni fanno, per cui ecco che mi devo sentire in dovere di cancellare Giulio Romano, no, cancellare, per fare un'altra mostra. Cioè voi pensate quindi di noi, caratterizzarvi da noi subito? Noi siamo con impegnati, la città di Mantova è impegnata su questo grande evento che avrà una valenza mondiale, no? Che si terrà nel 2013, doveva tenersi nel 2012, cioè l'anno prossimo, invece abbiamo visto che è opportuno, ecco, sarà una mostra che durerà dai 6 ai 9 mesi, no? in città, quindi questo è l'evento madre. I nuovi eventi, le nuove prospettive che vadano oltre il 2013 saranno stabiliti dal nuovo CDA. Il nuovo CDA sarà rinnovato in totale non solo per ciò che riguarda il comune, ma anche per ciò che riguarda, certo, il... Ecco, io sappiano i cittadini di Mantova che io sto svolgendo un lavoro di pubbliche relazioni, no? Per cui, insomma, presumo che, e mi auguro che grazie, insomma, al mio operare anche di quest'estate, e non solo di quest'estate, un importante nome del Monte dei Paschi di Siena possa entrare nel CDA, insomma, questo, certo, lo posso dire. Direttamente da Siena. Ecco, no? Quindi, che cosa voglio dire? Stiamo creando le basi perché sono cambiati gli scenari. Ecco, prima si aveva a disposizione una quantità di soldi, il problema era come spenderli, ora lo scenario è cambiato. Certo, ovviamente dobbiamo essere onesti e dire comunque che quest'anno ci saranno tantissime mostre in giro per l'Italia, anche non in centri. Ma ci saranno anche a Mantova, allora le dico una cosa, ci saranno anche a Mantova, perché la mostra su Virgilio che ci sarà in ottobre, e siamo già praticamente, è appena iniziato il mese di febbraio, no? Così ce lo possiamo dire, a ottobre ci sarà la mostra di Virgilio, sarà un grande evento. Ma vi saranno altri eventi che saranno fatti a Palazzo Te in una commistione fra il Centro Internazionale, Palazzo Te e l'Assessorato alla Cultura. Perfetto, quindi insomma intanto aspettiamo la mostra su Virgilio, poi insomma verrà definita immagino nei prossimi mesi, anche perché non è facile, devo dire, fare una mostra su Virgilio. Sì, visto il che programma sono... della mostra di Virgilio è già pronta. È stato delineato per ciò che concerne sia il Comune di Mantova e nelle sue linee essenziali anche dal Centro Internazionale di Palazzo Te, e sarà il progetto di questa iniziativa nell'ambito del 150esimo, nell'ambito della visita del Presidente della Repubblica nel mese di febbraio, sarà da me consegnata al Presidente della Repubblica. Perfetto. Allora, grazie ovviamente al sindaco Nicola Sodano, oggi è stato anche molto preciso, è entrato proprio nel dettaglio di questa progettazione. Allora, possiamo annunciare che la prossima settimana torneremo a parlare della Grande Mantova, l'avevamo fatto nei mesi scorsi, però in maniera ancora, diciamo, un po' fumosa, perché non eravate ancora iniziato a lavorare concretamente a questo progetto. Adesso abbiamo visto la scorsa settimana invece il primo incontro ufficiale tra lei e i quattro sindaci, diciamo, dei comuni dell'Interland, quindi cari telespettatori, se volete rivolgere le vostre domande sapete appunto indirizzo mail oppure sms, ci ritroveremo qui tra 7 giorni, proprio tema la Grande Mantova, per vedere gli sviluppi di questo progetto. Grazie ancora al sindaco Sodano. Un saluto a lei e a tutti i telespettatori.